Ok, entriamo qui dentro. Ma Capri, senti quello che ho detto io? Questa è l'allarme del supermercato! Capriamo! Capriamo, capriamo! Oh, la polizia! Capri, polizia, polizia! Scappiamo! Fermi! Fermi! No! Lasciala stare! Qui è paura tua! No, no! Ma dove ci state portando? Andiamo in questura. Ciao a tutti, fumettine, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi giocherò con, ho capito, Gabriele, yeah. Faremo 24 ore sul divano. Che cosa avete detto? 24 ore sul divano? Allora, ok? Vi avevo detto, potete stare insieme, potete giocare insieme a un patto che prima facevate i compiti, ok? Allora ragazzi, facciamo una cosa. Bravi, rimanete un attimo un po' e ascoltate. Quindi adesso andate a fare i compiti. Forza! Vai, vai! Adesso vado sul mio profilo Instagram e carico una bella foto, tanto loro stanno facendo i compiti e... Ma questo zaino? Ma questo è lo zaino di Ilari? Ma come stanno facendo i compiti senza zaino? Ilari! Scusate? Ilari, scusami, ma se questo è lo zaino, mi spieghi quando state, come state facendo i compiti? Andavo a prendere! Gabriele? Tra poco viene tua madre. No, tra poco viene tua madre a prenderti. Ma gli accordi erano che dovete fare i compiti e poi andiamo magari un po' a giocare. Ma adesso fate i compiti, veloci. La C vicino alla A, O, U. Il suono è forte. Ragazzi, io vado in prima elementare, lui va in terza e fra poco in quarta. Voi che classe fate? Scrivetelo nei commenti. Senti, perché non usciamo? Io mi sto annoiando, non voglio fare i compiti. Senti, se usciamo andiamo a fare un tipo in giro? Non possiamo uscire da casa, c'è tuo padre. Non ti preoccupare, usciamo di nascosto. Ma scusami, ma dove andiamo? Ci andiamo a comprare una cosa per fare merenda. Ma aspetta, non abbiamo soldi per comprare il cibo. Ma non ti preoccupare, ci penso io. Pensa solo a distrarre tuo padre e usciamo da questo inferno. Ragazzi, ma state facendo i compiti? Sì, siamo bravi a fare i compiti. Ma mettiti a riposare, tranquillo. Allora, sapete, tipo ragazzi, visto che i ragazzi stanno facendo i compiti, io mi appoggio proprio 5 minuti. Perché veramente non riesco. Ma proprio 5 minuti. 5 minuti. Ragazzi, il pollo dorme. Beh, dopo ci potremmo fare un bel pollo arrosto. Non dici perché stai sempre così stupido? Caso, vuoi vedere? Andiamo a comprare qualcosa da mangiare. Ma non abbiamo soldi. Ho detto che ci penso io. Ok, allora seguimi. Tu non sei la strada. Io ci vado così sempre. Ok, entriamo qui dentro. Ok. Ma io so già cosa comprare. Capri, andiamo così qua. Ma come andiamo a pagare? Vabbè, quindi adesso con la pizza, è perfetto per noi. Io sono già abbastanza ciucciotto, penso che non se ne accorgerà. Okay. Non ti preoccupare, tu seguimi e fai finta di niente. Hai visto? È stato qua, ci sono
senza pagare. Sì, è vero. Ma Gabri, senti quello che sento io. Questa è l'allarme del supermercato. Capiamo! Capiamo, capiamo! Questa è l'allarme! Perché avete rubato? Perché non avevamo i soldi. Pronto, signor Stefano? Abbiamo arrestato sua figlia Ilari. Ma non è che adesso ci sta cercando la polizia? Spero proprio per te di no, Gabri, sennò... Pronto? Due bambini hanno rubato gli ovetti Kinder. Arrivo subito. Li prenderò. Scappiamo! Eccoli, eccoli là! Fermi! Fermi! No! No! Siamo... Vai, ce la fai! E tu ce la fai, cosa fa? Qua non ci troverà! Sì, ma io non ce la faccio più a correre! Dai, qui siamo tranquilli! Sì! Tranquillo un corno, adesso vi prendo io. Preso. Gabri, che faccio? Scappo, l'aiuto, l'aiuto! E la rito scappa! Lasciala stare! Ecco, io qua pure tu, va. No, no, anche io. Ma no, ma là, se ci... No, ci no, prego. Adesso sono affari vostri, andiamo, andiamo. Posso sapere perché stavate rubando, eh? Perché non ci avevamo i soldi, avevamo fame. Salite, salite, dai. No, ti prego. No, io non salgo. Non dai, salgo. Dai. No. Facciamo storie, su. No. Dai, su. Non voglio salire. Ti chiamavo noi con i vostri genitori. No. Dai, forza. No. Su, su. No, perché? Dai, dai, che povera tuo padre. Certo, maleducato, assurdo. Ma dove ci state portando? Andiamo in questura. No, vi prego, chiamate mia madre. Voglio andarmene a casa da mia madre. Te avevo detto che non era una buona idea, genio. Adesso andiamo in caserma e chiamiamo i vostri genitori. Così vi imparate a rubare, perché queste cose non si fanno. No, ma io non c'entro nulla. È questo genio che ha inventato di rubare. Per favore, portatelo lui. Io non ho fatto niente. Mi fanno anche male queste manette. Adesso passerete parecchio tempo in prigione, così vi imparate. No, lo prego, guarda, i nostri genitori sono 2 metri indietro da noi. Dai, dai, non dire bugie, dai, andiamo. No, la prego, la prego. Ok, eccoci qua. Come vi chiamate? Ilari. Gabriele. Ah, ma siamo una intervista doppia. Sta zitta. Bambina, non giocare, sei in caserma. Sì, fai. Quanti anni avete? 6. 7. 6, 7. Perché avete rubato? Perché non avevamo i soldi, quindi siamo andati al supermercato. Pensavamo non ci scoprivano, quindi l'abbiamo presi. Però pensavamo che avevamo pagato. Quindi avevamo pagato, però loro avevano detto di no, perché erano troppo pochi i soldi. Non è vero, si sta inventando tutto. Ok, non abbiamo. Ok, non abbiamo pagato perché non avevamo i soldi. Asso, per favore, ci puoi mandare via? No, no, adesso devo chiamare i vostri genitori, dove andate? No, no, la prego, non li chiamare, ce ne possiamo andare. No, no. Pronto, signor Stefano? Abbiamo arrestato sua figlia Ilari. Dovrebbe venire qui in caserma. È perché ha rubato degli ovetti Kinder in un supermercato. Sì, sì, è qui con noi. Gentilmente, se può venire, grazie. Ah, lei è il papà di Ilari? S'accomodi, venga. Maresciallo, mi scusi, no, io non so, che è successo? È sua figlia. È arrivata una chiamata, stava rubando delle cose al supermercato. Allora, era vero? Eh sì, purtroppo sì. Guardi, mi scusi, ma adesso che la deve mettere in prigione, cosa dobbiamo fare? Purtroppo sì. Ma ci può dare un'ultima possibilità? Questa volta gli do una punizione veramente che se la ricorda per tutta la vita. La figlia stava rubando, si rende conto? Lo so, ha pienamente ragione. Allora, se la deve mettere in prigione, mettiamo in prigione. Però posso chiederle magari se per questa volta può perdonarle. E io le metto una punizione se la ricorderà per sempre. Ma... Può chiudere un occhio questa volta? Non si potrebbe, però volendo... Solo l'ultima volta. Casomai gli diamo anche un Kinder in regalo a lei.
quello che hanno rubato. L'ho corrotta, poliziotto. La ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie mille. Prendo mia figlia e ci vediamo alla prossima. Grazie, 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 grazie. Mi vorrebbe levare la manetta di fuori. Ecco, le leviamo subito. La ringrazio, ciao. Ciao. E mi raccomando, queste cose non si fanno, piccola. La prossima volta pensaci.